Tutti dicono la tecnica, è la tecnica. C'è qualcuno che decide. Facciamo la rivoluzione green, bene. Facciamo le automobili elettriche, bene. Questo vuol dire che buttiamo sulla strada tutti i produttori di automobili, gli operai, i metalmeccanici. Ah, la tecnica. No, è la tecnica, è qualcuno che ha deciso di fare una certa svolta tecnologica. Non è che è avvenuta in automatico. Ecco. Ah, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che non esiste, cioè, dipende sempre da a che cosa è applicata. Perché l'intelligenza artificiale, che è un sistema di apprendimento statistico, che attraverso il quale una macchina si autoalimenta, per via statistica, no? Va nutrita con miliardi e miliardi e miliardi di dati, questa apprende che di solito gli esseri umani, quando dicono buongiorno a uno, sentono un altro che gli risponde buongiorno. Non sentono mai uno che gli risponde ma vai a morire ammazzato. Beh, invece può capitare, perché gli esseri umani sono soggetti a emozioni che le macchine non capiscono. Bene? Ma oltre questo non va, cioè è una ripetizione, l'intelligenza artificiale è una ripetizione del mondo e non capisce niente. Faccio un esempio, se voi avete un bambino e andate una sera al cinema e chiamate la babysitter, voi dite, babysitter, stai attenta che il bambino non vada in pericolo. Il babysitter capisce. Se invece della babysitter hai una macchina, un mostriciattolo artificiale, meccanico, non gli puoi dire stai attento che il bambino non vada in pericolo, perché questo deficiente non sa che cosa vuol dire. Gli devi dire tutte le cose che costituiscono pericolo. E se te ne dimentichi una e il bambino la fa, quello glielo lascia fare. Dice, ma il bambino si è impiccato con una corda di salame, ma tu non mi avevi mica detto di fare di impedirglielo. Dico, per la miseria, chi ci pensava? Capite? Tradotto, non produce concetti. L'intelligenza artificiale, grazie a Dio, non produce concetti. Il concetto di pericolo non ce l'ha. Ha il concetto di tanti pericoli che non capisce perché siano pericoli, però dice, bene, questa cosa il bambino non la può fare, lo so, glielo impedisco. Ma questa cosa, che cosa strana, si sta buttando dalla finestra, però nessuno mi ha detto impediscigli di buttarsi dalla finestra, glielo lascio fare. Cioè, gli devi dire tutto, invece di andare al cinema passi la sera a dargli le istruzioni di quello che il bambino non deve fare. Questa è l'intelligenza. A che cosa serve? Un mucchio di cose. A classificare, schedare, riconoscere. Quello sì. Facce. Comportamenti. Sorvegliare. Lui sì. Finché vuoi. Oltre a tutte le cose utilissime che sa fare, ovviamente. Tutte le cose meravigliose che sa fare, che non sono pensiero. È un'opacità, per Bacco che è un'opacità, però la si può smontare. Ci puoi trovare la mano dell'uomo dietro la tecnica. Ecco. E a quella mano gli puoi dire, fermo. Altra opacità, l'emergenza. L'emergenza è il fatto che le norme vengono sospese. E durante questa sospensione emergono paradigmi di fondo a cui non aveva mai pensato. Ad esempio, il fatto che uno Stato è costituito originariamente da una pulsione ordinativa a cui non può venir meno. Cioè, normalmente si esercitano diritti, ma in casi di emergenza, sì, i diritti vengono sospesi perché lo Stato, come dire, si ricorda di un suo compito arcaico, che è
io devo tenere in vita tutta questa gente, non gli devo impedire che muoiano. È più importante che restino al mondo piuttosto che esercitino la libertà di movimento. Ecco, è vero, e questo è assolutamente insuperabile. Però si tratta di vedere quante volte attivi i meccanismi di emergenza e se questa emergenza è ragionevole o irragionevole. E se ce n'è troppa di questa emergenza e se non è diventata magari il modo normale di governo. Bella opacità. E non ho parlato del caso d'eccezione, che è una cosa ancora diversa, che è sostanzialmente una rivoluzione, quella quando arriva te la tieni. Altra opacità, la disuguaglianza economica, mostruosa, è una contraddizione interna al sistema di produzione. Però non diciamo che siamo prigionieri di una macchina che produce disuguaglianza e non riusciamo a fermarla. Ecco, diciamo che non abbiamo il potere, perché sono più potenti i poteri che non la vogliono fermare. Però che sia scritto nel DNA dell'umanità che l'1% dell'umanità possiede la metà della ricchezza dell'umanità, beh, francamente è difficile crederlo. Poi la guerra, che è una bella emergenza. Ora, l'idea dell'idealismo politologico per cui le democrazie non si fanno guerra, io non ha alcun fondamento, ma insomma il punto è che nella guerra emerge una cosa, che è la geopolitica, dalla quale non ci si libera. Semplice. Poi la geopolitica la puoi praticare con scienza e prudenza, ci puoi fare i conti con scienza e prudenza, ed è un discorso. Puoi ignorarla e quella si vendica. Nel senso che laddove tu credevi, dici, ma credevamo. Ho capito, ma come fai a dire credevamo? Credevamo che avessimo espunto la guerra dall'Europa. Prima di tutto, negli anni 90 in Jugoslavia si sono scannati in un modo pauroso, per cui bisognerebbe anche avere un po' di memoria a breve, ecco, e non soltanto una memoria da criceto che ti ricordi solo quello che hai fatto un secondo prima. Secondo, l'Europa non è la misura del mondo. Ah, cari, noi siamo l'Occidente, il cosiddetto Occidente è il Golden Billion, il miliardo dorato. Bene, ce ne sono altri 7 di miliardi che non ci amano. Chissà perché. E poi la geopolitica esiste. Se tu fai certe cose agli Stati Uniti, quelli si arrabbiano. Qualunque sia il presidente al potere, se fai certe cose alla Russia, quella si arrabbia, qualunque sia il regime che la governa. Dice, è ingiusto. Ok, bene, è ingiusto. E adesso che l'hai detto? Forse se eri un pochino più attento, non facevi certe cose. Tradotto, se vinci la terza guerra mondiale, cioè la guerra fredda, ti preoccupi di ottenere una pace che non costituisca una minaccia o una palese incapacità di gestire le cose del pianeta. Semplicemente, come finita la prima guerra mondiale abbiamo fatto quel bel capolavoro che è stata la pace di Versailles, così alla fine della terza guerra mondiale abbiamo fatto niente, e allora se non fai niente, dalle macerie vengono fuori vecchie questioni con nuove facce. Diciamo, noi credevamo, ma cosa credevi? Ma come ti permetti di essere un governante e di credere? Ma tu devi sapere. Allora, e chiudo. Sono sfide? Sì. Accidenti. La sfida più grossa, i nemici della democrazia, da quello che ho detto, voi avete capito bene,
non sono gli autocrati. I nemici più grossi sono i problemi interni della democrazia, le contraddizioni interne, il fatto che i cittadini non ci credono più. O meglio, a livello teorico, c'è una bellissima ricerca che è uscita 2 mesi fa, a livello mondiale, la maggioranza degli intervistati sostiene che la democrazia è la migliore delle forme politiche, e al tempo stesso la maggioranza degli intervistati sostiene di non vivere dentro una democrazia. E questi intervistati stanno tutti dentro delle democrazie occidentali, o il Giappone, roba del genere. Allora, il concetto qual è? Che perduta la lealtà e la fiducia nella democrazia, divenuta una società del rischio e della paura, una società in cui tu morirai dove sei nato, non c'è più l'ascensore sociale, come si dice, questa società che non capisci, che ti casca addosso come se fosse il destino, ecco, questa non è democrazia, può conservare le forme della democrazia, ma si chiama, anche sotto il profilo tecnico, si chiama post-democrazia. Che fare? Io non è che lo so, però so una cosa, senza diagnosi non ci sarà mai terapia. La diagnosi sarà bene che sia accurata. Secondo, ci sono segni della possibilità che la patologia non sia mortale? Secondo me sì. Tutte le volte che c'è protesta vuol dire che c'è come minimo un fatto. Non ci siamo abituati. Cioè, noi sentiamo che, anche per colpa nostra, sentiamo che c'è un tradimento di qualche cosa. Che è venuto meno una promessa che magari abbiamo fatto noi a noi stessi, perché la Costituzione è una promessa fatta da noi a noi stessi, non ce l'hanno data agli americani come l'hanno data ai giapponesi. Ecco. Tutte le volte che c'è protesta, certo non basta la protesta, ci vuole l'idea e l'organizzazione, però certo senza passione, come diceva Hegel, nulla di grande è mai stato fatto. Ecco, se c'è in giro un po' di passione, io il punto interrogativo ce lo metto. Vi ringrazio per l'attenzione. Manda, il conflitto sociale c'è perché il capitalismo è di per sé contraddittorio. Poi è una contraddizione con la quale ci tocca coesistere. Eliminarla radicalmente non fu possibile, però va nominata, non c'è da vergognarsene, e va in un qualche modo neutralizzata. La politica serve a quello. I 30 gloriosi funzionavano grosso modo così. C'erano scioperi mostruosi, però insomma, poi se ne siamo venuti fuori, e non è che moriva il mondo. I padroni cercavano di pagare il meno che potevano, tranne quelli più intelligenti che capivano che se alzavi un po' i salari, quegli operai te li spendevano per comprare a rate la 600, perché c'era il meccanismo dei consumi, fu innescato durante i 30 gloriosi. Adesso, invece, l'idea è stata, nel neoliberismo, è salari bassi, però siccome le merci devono essere vendute, che facciano dei debiti. E infatti su questo è esploso il neoliberismo. Il 2007 in America è esploso per il fatto che sono fallite a tonnellate delle banche che davano prestiti a dei disgraziati che non li potevano ripagare. L'idea è sostanzialmente l'economia è fondata sulla bolla dei prestiti. Non ci sono soldi, non ci devono essere soldi. La macchina neoliberale è una macchina deflattiva. Ecco. Conflitto. A quel punto io dico: chi ci ha insegnato il conflitto sociale nel 1945? Lo abbiamo appreso da soli. Sono nati partiti sconosciuti, Democrazia Cristiana, ma che cos'era? Chi la conosceva in Italia nel 1945? Socialisti, bisogna essere vecchi per sapere che esistevano i socialisti, no? Eppure, si chiama, come lei sa benissimo, offerta politica.
è che l'offerta politica oggi è o ridicola o tautologica, cioè va bene il mondo com'è, comunque la linea di sviluppo attuale è quella che va bene, oppure assolutamente barricadera e, come dire, appunto populista, inconcludente. Inconcludente. E qui, cioè, voglio dire, l'abbiamo visto noi, quelli che hanno la mia età l'hanno vista, l'Italia dei partiti e l'Italia senza partiti, e come hanno fatto in fretta i partiti a liquefarsi. Ecco, allora, bisognerebbe che invece che stare a casa la gente andasse a votare, ma perché la gente vada a votare ci vuole un'offerta politica, e l'offerta politica al momento è un po' latitante, quella seria. Poi ci sono offerte politiche astute e ci sono offerte politiche meno astute, diciamo così. Ma questa è un'altra storia. Climatica non è... Allora, diciamo così, qui stiamo parlando di democrazia. Se la democrazia si deve confrontare con la questione climatica, non è veramente preciso, perché la questione climatica per definizione tocca tutto il pianeta e dunque tutte le forme politiche del pianeta e non solo la democrazia. La democrazia è il luogo nel quale è stata resa operante la prima critica, diciamo ecologista, alla civiltà industriale moderna. È anche il luogo dove la civiltà industriale moderna è nata, peraltro. La impossibilità pratica di procedere troppo rapidamente verso una riconversione green del sistema industriale mondiale è evidente dagli esiti continuamente deludenti dei vertici internazionali a ciò preposti. Perché sono deludenti? Perché c'è il fossile che rende ancora un mucchio di soldi, e perché ci sono delle economie manifatturiere che inquinano moltissimo, dalle quali tuttavia dipende la potenza di determinate stati, nazione e un relativo benessere delle popolazioni. Per cui c'è un dislivello cognitivo, che è un dislivello cronologico, fra l'Occidente, quella parte di Occidente che è interessata alla questione ecologica, e il resto del mondo che alla questione ecologica non ci pensa, perché è arrivato molto dopo al livello della società industriale moderna. E questo è un dato di fatto che con la democrazia c'entra poco, e che se c'è un fallimento in questo senso non è un fallimento della democrazia, ma è un fallimento degli esseri umani, se vogliamo. Sull'Ucraina è un lunghissimo discorso, dipende sempre da dove si comincia a vedere. Io ho detto semplicemente questo, che come dalla pace di Varsavia è uscito un disastro perché era una pace congegnata male, così dalla non pace, perché non c'è stato alcun atto formale con la quale si è chiusa la guerra fredda, è nata una situazione di gravissima instabilità che abbiamo voluto non vedere, nessuno ha voluto andare a vedere, a dire cosa succede, e è chiaro che l'Ucraina si deve difendere. Il punto è un altro, il punto è come immaginiamo oggi di chiudere questa partita? O pensiamo di andare avanti per l'eternità con il fronte orientale caldo, o pensiamo che vinciamo la guerra contro la Russia? Tutto può essere pensato, anche che i quadrati sono rotondi, che possiamo vincere la guerra contro la Russia, oppure che arriviamo a fare un armistizio, almeno un armistizio. E il concetto, come sempre, è bisognava pensarci prima. Se fossimo stati governati da dei governanti e non da dei dilettanti, magari l'avremmo saputo che fa parte dell'essenza geopolitica dell'impero russo controllare l'istmo Ponto Baltico. Ho detto in un altro modo, che se porti via l'Ucraina alla Russia, le porti via un piede. Dice, è ingiusto. Bene, è ingiusto. Ecco, che poi
tutta questa ingiustizia va commisurata col fatto che l'Ucraina è uno Stato inventato nel 1918 dai tedeschi contro la Russia, entrato immediatamente con Lenin dentro la Unione Sovietica, uscito nel 91, per carità, liberamente uscito, poi poteva essere uno Stato amico, poteva essere uno Stato neutrale, poteva essere uno Stato ostile, poteva anche entrare nella NATO. Cioè la cosa che conta era che bisognava fare qualche cosa, non lasciare agli automatismi della politica, perché la politica, se è lasciata agli automatismi, ha solo una logica, la potenza. Qualunque cosa andava bene, qualunque cosa, anche prendere l'Ucraina, metterla dentro la NATO, metterci una tonnellata di bombe atomiche e dire bene, noi siamo qui. Dopotutto abbiamo fatto la guerra fredda col confronto diretto, perché la Germania era tagliata in due, armatissima da una parte, armatissima dall'altra, erano a contatto le due sfere, nessuno si è mai fatto male. A parte quei poveretti che tentavano di scappare dal muro di Berlino, ma sotto il profilo militare nessuno si è mai fatto. Ma l'importante era fare qualche cosa, non far finta che col crollo dell'URSS, beh, ha vinto la libertà, ha vinto la democrazia, ha vinto il capitalismo, ha vinto quel che volete, adesso va tutto bene. Ma è possibile che non ti rendi conto che devi farti carico di ciò che passa per la mente di un paese, insomma, non infimo, non piccolo come la Russia? Possibile? Cioè, la politica non è entrare in un negozio di cristalleria e buttare tutto all'aria, è anche fare i conti con la realtà. Cioè, ci saremmo risparmiati un po' di morti se avessimo semplicemente pensato a qualche cosa di ragionevole, coinvolgendo la Russia, dandole le garanzie, perché l'alternativa è la debellazio, no? E poi questo, lo diceva Machiavelli, o li spegni o ti ci allei, ma lasciarlo semi-agonizzante per 20 anni e poi dopo meravigliarsi se incontra uno come l'attuale nuovo vecchio presidente, certamente persona con molto pelo sullo stomaco, ma energico, meravigliarsi se questo qui da una situazione di rovine cerca di venire fuori. No, dovevi pensarci prima, dovevi coinvolgere, rassicurare prima, o minacciare in modo terrificante prima. Ecco, fare qualcosa prima. Non stare lì, non fare niente e levare qualche flebile lamento quando quello si riprende la Crimea, che è piena di russi, peraltro, e poi dopo strillare come aquile quando quello invade l'Ucraina e poi, cioè, guardate, vuol dire, è un'inerzia spaventosa questa qui, sono 30 anni di inerzia, un fallimento della capacità di ragionamento, a fronte della quale Yalta era una meraviglia. Dice Yalta era ingiusta, va bene, ma come no, era ingiusta, però con problemi ci ha dato un po' di pace a non fare niente. Ecco la radice poi del mio realismo politico di fondo, cioè non mi nascondo dietro, a non fare niente non si ottiene la pace. La pace è il frutto di azioni realistiche, altrimenti hai il continuo rischio di guerra. E quando le cose vanno male, incontri qualcuno che quella guerra la vuol fare, dopo siamo nei guai tutti. Prima di tutto quelli che la stanno facendo e subendo, e poi anche noi che non sappiamo più che cosa fare. Questo, per cui dire ma chi ha ragione e chi ha torto, ma cosa mi importa? Adesso, a questo punto, che cosa importa? Adesso importa, vogliamo avere un futuro nel quale abbiamo continuamente la guerra lì, continuamente, senza mai che si cessi. Vogliamo vincerla la guerra? Davvero vogliamo vincere la guerra contro la Russia? Non ci è riuscito Hitler, ci riusciamo noi? So,
dove abbiamo la testa? Possibile che nemmeno il Papa possa più dire che bisogna fare la pace? No, bisogna solo fare la guerra, il nostro destino è fare la guerra, sempre e per sempre. Ma non abbiamo fatto la guerra contro Stalin e la facciamo invece in via continuativa contro quello lì? Ma certo bisognava pensarci prima, Ecco, poi la mia tesi è solo questa, fossimo stati più realisti, più sospettosi, più attenti prima, non saremmo arrivati dove siamo adesso. Tutto lì. Io credo anch'io che lo Stato più di quello che ha fatto non possa fare, come le poleis greche non sono mai state capaci di costruire una unità politica permanente della Grecia, perché erano fatte per essere città-stato. Così gli stati nazionali non ce la faranno mai a costruire un'entità politica, gli stati nazionali europei intendo, una entità politica, realmente politica, sovranazionale. Detto questo, quei giovani il lavoro ce l'hanno? E secondo loro, nella loro democrazia futura, non c'è la sicurezza del posto di lavoro? Non gli importa niente? E il fatto che quando sono sul posto di lavoro non contino niente? Ecco, io comincerei di lì se fossi uno di quei giovani. Sono lieto di non essere un giovane. Comincerei col dire, nella democrazia del futuro voglio un posto fisso. Voglio avere sul posto di lavoro potere di conoscenza e di controllo. Poi dopo facciamo la stanza degli ospiti, ma prima quello. Voglio la sanità e voglio l'istruzione, prima. Dopo quelle cose tanto belle che lei ha detto. La seconda domanda è, guardi, posso benissimo concordare, sa? Perché io vi ho parlato bene dei 30 gloriosi, ma nei 30 gloriosi capitava che c'era la emigrazione dall'Italia, capitava che c'erano, insomma, il dominio c'era, non è che non ci fosse, ma era in qualche modo dentro un'architettura politico-sociale grazie alla quale quel dominio veniva quantomeno detto, veniva reso evidente, mentre quello che è venuto dopo ha come effetto di aumentare il dominio, eliminare il conflitto sociale vuol dire aumentare il dominio, e soprattutto di negare che esso esista. L'elemento più drammatico è questo, cioè, ma di che cosa ti vai lamentando? Non sei libero di sposare chi ti pare. Di che cosa ti vai lamentando? Non sei libero di guardare 100 canali televisivi. L'assenza, per cui io posso benissimo dire la democrazia ci sarà solo quando non ci sarà più dominio, per carità. Diciamo che oggi però di dominio ce n'è più che ieri, o meglio, no, ce n'è più e basta. E oltretutto è negato, ce n'è più perché ciascuno di noi si misura con un'incredibile e sempre crescente serie di obblighi, compiti, divieti, controlli a cui deve sottostare ogni secondo della propria esistenza. O mi sbaglio? O c'è solo a Modena? Ecco, allora, d'accordo. Avrei potuto dire che i 30 gloriosi erano un duro dominio borghese sopra gli operai. Però potevo anche dire, sì, ma c'era una vivacità culturale che oggi ce la sogniamo. Ma c'erano dei partiti di massa, dei sindacati, che quando si mettevano in moto qualche cosa portavano a casa. C'è stata una civilizzazione del paese. Soprattutto chi ha qualche anno sa che cos'era andare davanti al padrone col cappello in mano, come ci andavi ancora negli anni 50, e come sono cambiati i rapporti sociali. Ecco, questo si poteva dire. La cosa importante è capire che oggi la democrazia è in pericolo
ma permane nelle sue forme esteriori, ma è in pericolo per contraddizioni che le sono cresciute dentro, anche grazie a un paradigma economico di un certo tipo. Ecco, e questo paradigma economico va riconosciuto, perché sennò i ragazzi, quando pensano a un futuro roseo, pensano alla stanza degli ospiti invece che ad avere un lavoro sicuro. E questo è il punto. Perché non ci credono più che sia possibile un mondo dove c'è un lavoro sicuro. Non ci credono nemmeno loro, e invece bisogna tornare a mettere all'ordine del giorno questo. Perfetto. Il lavoro non è una merce. I dirigenti dell'Occidente non c'è, infatti l'Occidente si regge solo sopra la capacità politico-economica degli Stati Uniti. Ecco, perché se aspettiamo le nostre reazioni, la nostra capacità di intervenire, di mettere le mani negli ingranaggi della storia, come diceva Max Weber, beh, al momento non c'è. Ecco, l'Europa ha già dato da questo punto di vista. Gli stati europei hanno già dato. L'Europa unitaria non c'è ancora, semmai ci sarà. Ci sono gli Stati Uniti che fanno quello che fanno, che sanno, che possono per i propri interessi, non, perché non sono dei benefattori dell'umanità, come tutti lavorano per il proprio interesse. Certamente nella migliore delle ipotesi si va verso una nuova guerra fredda multipla, non a due ma a tre, a quattro, con riarmo, confronto, minaccia, però meglio il confronto e la minaccia che la guerra aperta. Ecco. Dopotutto abbiamo passato una lunga guerra fredda sotto la minaccia, non era piacevole, però la guerra aperta non c'è stata, sennò molti di noi non sarebbero qui. Meglio la minaccia che congela che quella roba che stiamo vedendo adesso. Ecco. Poi meglio ancora sarebbe la cooperazione, cioè la consapevolezza della diversità, che noi non dobbiamo esportare la democrazia nel mondo, perché il mondo, la nostra democrazia, non la vuole. Che dobbiamo rispettare gli altri e smetterla di dare patenti di democrazia al resto del pianeta, che delle nostre patenti non sa che cosa farsene.